96esima festa dell'uva all'Impruneta in provincia di Firenze. Per sapere di più di questo evento, che è partito il 3 di settembre ma si conclude proprio con l'evento principale il 2 di ottobre, abbiamo con noi il presidente Riccardo Lazzerini, appunto presidente dell'ente festa dell'uvo di Impruneta. Allora presidente, è la 96esima edizione, 1926 se non erro, che è iniziata. È una festa dedicata all'agricoltura, ai prodotti di quel territorio virtuoso. Ce la decanti un po'? Ma chiaramente una festa che ha radici lontane. Dal mio punto di vista parte prima del 1926, erano le feste sull'Aia, quelle che allietavano dei momenti duri, che erano i lavori dei campi, quelli veri, dove ovviamente a seguito della vendemmia e non solo si ritrovavano appunto con una fisarmonica e mettevano su quello che era un momento di allegria. Quello che succedeva nell'Aia anche quando eravamo bambini noi, Presidente? Sì, esatto. Ora io andavo ancora più indietro. Presidente, scusami, stiamo vedendo le immagini, giustamente, degli anni passati, che del giorno finale, no, di tutta la festa, appunto, che in piazza Buon del Monti i quattro rioni praticamente si presentano con che cosa? Con coreografie, costumi, ecco, che cosa possiamo dire di quella giornata? Guarda, ti do i numeri. I numeri sono enormi, perché coloro che prendono parte alla realizzazione dello spettacolo sono 1500 persone attive, da bambini. Quante persone fa Impruneta? Il paese non arriva a 5000. Quindi voglio dire. Ovviamente non sono tutti Imprunetini. No. È una festa che attrae anche scuole di danza. Chiaramente che vengono a prestare la loro opera in modo volontaria, magari, che ne so, prendono per l'occasione questo bellissimo palcoscenico per far vivere ai propri allievi delle sensazioni veramente uniche, va bene? Per cui i numeri sono enormi, cioè ci sono ovviamente persone che sono diventate coreografe e hanno imparato alla festa, ma andiamo anche a lavori più artigianali come il fabbro, il falegname. Molti hanno imparato lì a costruire qualcosa. Però e tagliare ecco, questi quattro, i quattro rioni praticamente, che sono il, me li vuoi ricordare, il pallò? Sbaglio? Allora andiamo per ordine di entrata in piazza quest'anno, così non scontentiamo nessuno. Rione delle Sante Marie, rione delle Fornaci, rione del Pallò e rione del Sant'Antonio. E ognuna praticamente presenta un momento attraverso danze, attraverso balli relativi all'economia, quindi agricola, sbaglio? Ma diciamo è molto più articolata, c'è proprio una vera e propria sceneggiatura, uno spettacolo che ha una storia, ognuno ovviamente sceglie la propria, certo. C'è sempre un'attinenza col vino, con l'uva, col lavoro, ecco. Con le stagioni. Però diciamo che i temi sono sempre più complessi, più articolati e vengono rappresentati sì, attraverso momenti coreografici, ma anche veramente momenti teatrali. Noi vediamo veramente delle immagini, complimenti, quindi esatto, questo si terrà la domenica 2 di ottobre, no? Però dal 3 di settembre, insomma, le iniziative che avete fatto sono tantissime, perché è un mese praticamente che vi siete messi in scena, no? Perché io so anche delle collaterali per quanto riguarda l'etichetta d'autore, perché giustamente il vino, il Chianti, poi non solo, però voglio dire, è quello, no? Il motore trainante. Sì, noi siamo Chianti Colli Fiorentini e devo dire, l'etichetta d'autore, tanto per metterci un po', ecco, il cappellino sopra, è cioè un evento importantissimo. Cioè abbiamo autori che hanno realizzato questa etichetta, che poi, cioè in realtà è un quadro e viene tradotto in un'etichetta, certo. Che viene apposto a 1000 bottiglie numerate, e questa cosa esiste ormai da 37 anni, e il primo per capirsi è stato Annigoni, ecco, certo. Siamo su questo livello, Loffredo,
Folon. No, è cioè, bene mettere l'accento, perché insomma, l'etichetta di un vino va posta in una bottiglia, la bottiglia bella, eccetera, però l'etichetta, l'ha detto lei, certo, ci sono pittori che studiano per rendere veramente accattivante quel prodotto e dargli una personalità, un'identità. Però non sì, solo. Stato... Voglio andiamo al museo, perché voi per 2 anni, voglio dire, la pandemia ha interrotto, no? Tante iniziative, eccetera, quindi anche la festa del Louvre, dell'Impruneta non è stata fatta, ma voi avete creato un museo, sì. Giusto? Il museo della festa dell'uva. Io credo che sia l'unico del genere in tutto il mondo, perché di solito il museo lo facciamo, no, per il vino, lo facciamo per, non so, l'artigianato, anche legato al mondo agreste rurale. Certo. Noi l'abbiamo fatto per una festa, per celebrare una festa. E in realtà poi ci siamo accorti che celebrando la festa celebravamo i prodotti del nostro territorio, la terracotta, appunto il vino, ma anche l'olio. Per cui devo dire che è stata un'operazione importantissima e che quest'anno si è arricchita anche col parco esterno. Per cui abbiamo un parco esterno al quale si accede attraverso il museo e viceversa, con delle opere realizzate da 10 artisti in terracotta, e ovviamente, manca a dirlo, il tema è la festa dell'uva. Quindi, quindi prima il museo, quindi non siete stati fermi, perché in questi 2 anni no, avete creato questo museo appunto della festa dell'uva, che è un museo che ha un aspetto storico, un racconto, progettazione, poi ho visto che è un museo multimediale, no? Che quello è lì, rimane lì nella piazza principale, poi dove viene tenuto proprio l'evento principale, in piazza Buondelmonti, giusto? Ecco. Giusto. Quindi il museo è lì e rimane aperto tutto l'anno, presumo, per vedere sì, effettivamente, sì. Ecco, per chi non potesse venire il 2 di ottobre a vedere certo, appunto la festa dell'uva, certo, può percepire sì, questa identità, questa radice attraverso il museo. Ecco, quanto è cambiato per, come li ha chiamati, imprunetini? Imprunetini, sì. No, non voglio offendere nessuno, sa. Sì, sì. Ecco, quanto è importante per gli imprunetini aver dato in là un museo che, ribadisco, è una radice che poi tutti gli anni si trasforma, perché in base alla festa dell'uva viene arricchito, no? di tanti elementi ogni anno. Ma ora, io non posso parlare per tutti gli imprunetini, ma sicuramente è stata un'operazione che, insomma... Come dire, abbiamo creato la casa degli imprunetini, quelli che credono fortemente a questa festa, a questa tradizione, che ci vivono, delle volte si separano, perché anche da noi, insomma, le famiglie delle volte si separano in quel mese, perché ovviamente ci sono colori diversi da rappresentare. Certo. Però ecco, fondamentalmente amiamo tutti questa festa, per cui il museo è stato un elemento che ha messo tutti d'accordo, ecco. Allora, penso di aver suscitato curiosità, Presidente, che appunto, perché Impruneta è in un luogo virtuoso, in Toscana, è un evento da prendere e da appuntare, però se uno non potesse venire il 2 di ottobre può tranquillamente venire a Impruneta, provincia di Siena, per vedere il museo della Firenze, festa del Lupo. Di Firenze, provincia di Firenze. Firenze. Ho detto tante cose, mi sono persa. Va bene, Impruneta, va bene. Provincia di Firenze. Allora io ringrazio per averci presentato appunto la festa dell'uva, che giunta la sua 96esima edizione a Impruneta, provincia di Firenze, il presidente Riccardo Lazzerini.